questo programma è offerto da Tecnocampus. Mercoledì 20 febbraio, buongiorno da Teleprima, benvenuti a questa edizione della rassegna stampa che come ogni giorno è offerta da Tecnocampus. Partiamo subito vedendo quali sono i fatti in primo piano sui quotidiani nazionali e partiamo direttamente questa mattina da Il Giornale e andiamo a vedere che i fatti che vengono posti in risalto riguardano l'arresto dei genitori di Renzi e infatti parte tutto con i veri danni del paese e anche con quella che è la politica che interviene nel risolvere o tentare di risolvere quelle che sono le fratture che si sono create. E vediamo che titola così Il Giornale, ecco le fatture false, ovviamente un virgolettato di Conte e Di Maio, tutti concentrati su Babbo Renzi, ma il sì della giunta al salva Salvini e le bugie del governo non frenano la recessione, produzione giù e spread a 2,70. E infatti questo è quello che racconta Il Giornale in questa mattina, tutti puntano gli occhi e puntano le luci dei riflettori sui genitori di Renzi e nel frattempo sottraggono la vista da quelle che sono le tematiche principali del governo. Questo è il punto di vista di oggi del Giornale, ma continuiamo a vedere quali sono le altre notizie in primo piano e vediamo il gesto shock di Giarrusso al PD, il forcaiolo a 5 stelle e l'orrore delle manette. Ancora una volta il gesto ripetuto proprio durante una situazione sempre più incomprensibile. E ancora le analisi, se le toghe tornano sul ring della politica, dal caso 18 a casa Renzi, davvero la giustizia sembra essere sempre più in difficoltà. E ancora l'aria di sconfitta in Sardegna, il mese orribile che azzoppa il Movimento 5 Stelle. E ancora nella parte centrale della pagina, la truffa dei diamanti ai VIP, sequestrati 700 milioni, una truffa che ha coinvolto tantissime persone, anche personaggi del mondo dello spettacolo, ha fatto clamore il fatto che tra queste persone ci siano anche Vasco e la Panicucci, appunto vittime di 5 banche. E ancora TAV, autonomia e reddito, così la Lega dovrà sdebitarsi, questo è il baratto che è stato segnato sull'agenda. E ancora vediamo nella parte bassa della pagina un lutto nel mondo della moda, addio al Kaiser della moda e l'eredità finisce alla gatta. È la morte dell'icona Karl Lagerfeld che ha lasciato un segno notevole proprio nella moda di tutti i tempi e che comunque adesso verrà ricordato in maniera molto particolare. Ancora la sindrome di Stoccolma, della sinistra per il fascismo, Milano, mostra rossa sui San Sepolcristi. E ancora continuiamo a vedere quali sono i fatti in primo piano, ci spostiamo adesso su Il Fatto Quotidiano e andiamo a vedere proprio quali sono le notizie che risaltano da questa pagina. E vediamo il day after, ovviamente dopo quanto è successo nei giorni precedenti, quanto è successo per quanto riguarda Salvini, il Movimento 5 Stelle, la piattaforma Rousseau, vediamo appunto il giorno rosso. Giarrusso mima le manette al PD che vota sì al processo e urla onestà. Il Movimento 5 Stelle salva Salvini, collega e Forza Italia, la rivolta del 41% che però ha detto no, perché ovviamente per quanto ci siano stati tanti voti positivi, la base comunque del Movimento 5 Stelle sta reclamando e sta scalpitando facendo sentire proprio la sua voce. La giunta decide a larga maggioranza e infatti parliamo di 16 contro 6 e il ministro dell'interno evita il processo per la 18, ma nel movimento soprattutto a livello locale cresce il malessere per l'alleanza di governo con la Lega. E vediamo ancora l'asse dei due vice premier e il cinismo del potere, derogare per comandare, non è una battuta ma la sostanza politica del cambiamento in atto all'interno del Movimento 5 Stelle.
Stelle. Ed ancora nella parte centrale della pagina le accuse gravi, il GIP sui genitori di Renzi, 724.000 euro di fatture false o gonfiate. Delinquono da anni, fermateli, Matteo condonò l'evasione IVA. Dalle carte di Firenze a Cuneo, passando dalla CilPost fallita a Genova, tre città, lo stesso modus operandi e la soglia di punibilità per omessi versamenti dell'IVA su Renzi figlio ad alzarla. Ed ancora vediamo sempre su questa pagina, socia sua insaputa, parla Lavinia, io dal notaio con Tiziano e Lalla non so cosa firmai, attenzione sempre a queste situazioni. E ancora vediamo Maurizio Viroli contro il virus di Berlusconi, non basta solo un vaccino. E quelli che siamo tutti Renzi perché i giudici fanno il golpe. Ed infine nella parte bassa della pagina la Lezio di Eco, così parlò all'ONU il grande intellettuale morto 3 anni fa quando sono andato sull'isola del tesoro, così viene titolato appunto questo articolo nella parte bassa, nel piede della pagina, schiacciati tra una memoria debole e il suo massimo eccesso nel labirinto di un'enciclopedia solo virtualmente massima, che cosa potremmo suggerire ai nostri figli che non sanno neanche che cosa accade e accadde solo pochi decenni fa? L'unica soluzione per arricchire la nostra memoria è leggere. Leggere non solo arricchisce la nostra memoria, ma ci allunga anche un po' la vita. Troppo spesso si dice che in Italia non si legge. Credo che sia una verità un po' fallace, anche perché in sintesi si legge abbastanza, ma troppo spesso lo si fa con superficialità. Sono sempre più le persone che si avvicinano al mondo della lettura, ma ancora siamo in alto mare. E continuiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani. Vediamo Libero, si estende l'odio che colpì Craxi e Silvio. Ma quanto godono i nemici di Renzi, dice appunto Libero. I domiciliari per i genitori di Matteo lasciano dubbi per tempistica e reali. Contestati, la storia si ripete, se l'avversario è in crisi fanno fuori lui e i parenti. Che clima! E ancora vediamo il solito copione. Ti perdonano tutto durante la vita tranne il successo. Ed ancora nella parte centrale vediamo due fotonotizie. Caso Ciotti, manca il voto del Senato. Ieri la seconda assoluzione per Salvini, addio processo. E ancora l'imprenditore punito per essersi difeso. Mattarella conceda la grazia all'uomo che sparò ai ladri e alla fine è stato appunto condannato. E ancora una notizia di cronaca che come al solito non lascia mai senza conseguenze. Anche perché ancora una volta è stato trovato una casa di riposo lager, abusi sessuali sui vecchi di un ospizio, così titola appunto questo quotidiano. Non li chiamerei vecchi, ma semplicemente persone che hanno delle difficoltà, sono più deboli e vengono trattati come se in realtà non fossero esseri umani. Una situazione sempre più vergognosa, ma soprattutto fatta e concepita da altri esseri umani, se così li possiamo definire. E ancora vediamo nella parte bassa della pagina, esce dal coma nel giorno del compleanno di mamma, 17enne miracolato in Brianza. Ed ancora una volta nel mondo i preti che hanno 50.000 figli, in Vaticano c'è il manuale per i sacerdoti, i genitori. E insomma anche in questo caso essere prete non scagiona dall'essere umano e la situazione davvero sembra essere fuori controllo. Ancora vediamo le altre notizie in primo piano, ci spostiamo sulla Verità e vediamo come racconta oggi i fatti questo quotidiano. Tutte le bugie di Renzi sui genitori arrestati per bancarotta fraudolenta. L'ex premier parla di misura abnorme e insinua che sia in atto una manovra politica ai suoi danni. Ma le carte raccontano altro. La Verità lo svelò oltre 2 anni fa, solo che lui era all'apice del potere e la stampa preferì tacere. Questa è l'accusa che fa appunto il quotidiano La Verità questa mattina e racconta di fatti già annunciati, ma oggi non tace e continua a dire noi l'abbiamo già detto e tutto il resto della stampa allora state in silenzio. E ancora vediamo il rischio di un nuovo crack, così si è deciso per il blitz, lavoro nero e fatture false nei verbali sistema Tiziano. E l'inchiesta che sabatte sul PD è il punto di non ritorno. Ancora vediamo nella parte centrale una fotonotizia. Vediamo l'immagine di Matteo Salvini, no al processo per sequestro, ma Salvini va alla sbarra per vilipendio dei magistrati.
anche qui lo vediamo con le mani incrociate, quasi come se avesse le manette. Ancora una notizia di cronaca, due cardinali e vescovi parlati della lobby gay, Brad Mueller e Burke agitano il vertice Vaticano sui pedofili. E ancora basta Zuccherini, per il vero cristiano esiste solo una religione, la sua. Questo appunto viene raccontata da Silvana De Mari, la situazione ovviamente è poco credibile, anche perché le religioni rappresentano qualcosa ideato, raccontato dagli uomini, la fede è tutt'altro. Insomma, bisognerebbe davvero scindere le due cose o comunque riportare la situazione all'origine, quella in cui si partiva dal credo e non dal io voglio. E nella parte bassa della pagina, l'Italia rifugio prediletto dei latitanti stranieri, le anticipazioni di Panorama e sorpresa, l'inno alla droga di Sanremo è una canzone che invece parla del riscatto. Stiamo parlando di una delle canzoni che è stata più ascoltata a Sanremo, Rolls Royce, e che nello stesso tempo ha fatto più discutere e ha creato tantissime polemiche, però è una delle più ascoltate davvero e soprattutto una di quelle che ha lasciato un segno notevole. Ancora continuiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani, ci spostiamo adesso su Il Tempo di Roma e andiamo a vedere quali sono le notizie e i fatti in primo piano. Roma ostaggio di 27 centri sociali, il record in Italia. Tutti pericolosi, secondo il Viminale, in mano agli anarco-insurrezionalisti, massima allerta dell'antiterrorismo nella capitale, intercettati, si dicono pronti ad uccidere. Ed ancora autovelox, pizzicati l'80.000, raggi dalle multe, incassi record, ma le buche continuano ad essere lì. Ed ancora niente incentivi per colfo e rientri, il reddito perde altri pezzi, ora armistizio, Lega, Movimento 5 Stelle. Anche qui, VIP truffati con i diamanti, c'è Vasco tra i tanti truffati. Ancora processo per vilipendio ai PM, Salvini la sfanga in Senato, Bonafede lo frega altrove. Ed infine nella parte bassa della pagina, la Lazio a Siviglia per l'impresa. In Europa i biancocelesti provano a ribaltare lo 0-1 dell'andata. E ancora continuiamo a sfogliare le prime pagine dei quotidiani, ci spostiamo adesso sulla Repubblica, andiamo a vedere i titoli di prima pagina. Salvini ai 5 Stelle, insieme in Europa, rivolta grillina contro Di Maio, Firenze, l'inchiesta sui genitori di Renzi, 1 milione di euro non pagato allo Stato. Insomma, così come racconta l'editoriale di questo quotidiano, un anno davvero bellissimo e siamo solo all'inizio. Ancora PD, l'ultimo tormento, e nella parte bassa Tridico, padre del reddito alla presidenza dell'INPS, stretta sui finti divorzi per ottenere il sussidio. E ancora anche qui il personaggio Lagerfeld, il solitario che tolse il grigio dalla moda. E una davvero un personaggio che è eclettico e molto vivace, che ha raccontato la moda in maniera suggestiva e totalmente differente. Ancora andiamo a vedere le idee, lo shock in Francia, la croce nazista su 80 tombe ebraiche, una bestia nel cuore dell'Europa, e ancora io quasi linciato, questo odio che unisce i genè alle banlieue, e appunto quanto è accaduto sabato scorso proprio in Francia, l'ennesima protesta dei gilet gialli finita in maniera clamorosa. E ancora Don Luigi Ciotti, basta indifferenza, la lettera al razzista incontrato al bar. E per quanto riguarda le prime pagine quotidiane nazionali, facciamo una piccola pausa, ci vediamo però fra brevissimo. All'incrocio tra Caserta e il futuro è nato Tecnocampus, un centro direzionale moderno, frutto di un ambizioso progetto di riqualificazione industriale che ha messo la qualità del lavoro al primo posto. Uno dei più ambiziosi programmi italiani per la trasformazione di uno storico quartiere, simbolo dell'industrializzazione, in un luogo all'avanguardia per lavorare. Tecnocampus nasce dal progetto di riconversione dell'area industriale dismessa nel 1989 dalla fabbrica Pisana S.p.A. del gruppo francese Saint-Gobain. Un progetto che ha saputo rispettare l'architettura originaria del luogo, rendendola perfettamente funzionale alle attività di un terziario avanzato. Tecnocampus è un luogo vitale. L'albergo, con il suo centro congressi da 1.200 posti complessivi, offre oltre 2.500 metri quadri di aree espositive. L'attività convegnistica è destinata ad espandersi ulteriormente con la prossima apertura di un secondo centro congressuale da 2.000 posti.
a Tecnocampus si è tenuta la 9ª edizione del Forum Internazionale della Piccola Industria e ha ospitato l'Italian Film Market, la sezione del Drake International Film Festival riservata agli scambi di progetti e film. Tecnocampus offre uffici per realtà piccole, medie e grandi e permette di modulare gli spazi secondo le esigenze del cliente. Un centro facile. Chi sceglie Tecnocampus ha davanti a sé un unico interlocutore che faciliterà al massimo le operazioni di insediamento. Tecnocampus, il nuovo centro direzionale di Caserta, è collegato direttamente all'A30 Caserta Salerno e dista pochi minuti dal centro di Caserta. Tecnocampus SRL, Viale Lincoln, zona industriale, ex Saint-Gobain Caserta. Tecnocampus, la soluzione al centro. Ed eccoci pronti con le prime pagine dei quotidiani nazionali, passiamo adesso al Corriere della Sera e andiamo a vedere come vengono trattati anche su questo quotidiano i fatti principali e si parte proprio dal voto su Salvini che agita i 5 Stelle. L'ira di Renzi, hanno arrestato mia madre, di più non potevano fare, Giarrusso mima le manette e il PD insorge. In giunta passa il no al processo, Grillo contestato a teatro ci ha venduti. Insomma c'è malumore nei 5 Stelle per il voto che ha negato l'autorizzazione al processo per il caso Diciotti al vicepresidente Premier Salvini. Accusato di sequestro di persone, il leader pentastellato Luigi Di Maio ha usato toni duri ma chiari. Chi si schiera contro è fuori dal movimento. Anche Grillo è stato contestato a teatro, polemiche pure per il capogruppo dei 5 Stelle, Mario Michele Giarrusso, che rivolto al PD ha detto: il problema non è il nostro processo, siete voi che avete i genitori agli arresti domiciliari, riferendosi ovviamente a Renzi, e poi ha mimato le manette con il PD che ha duramente contestato il gesto. E vediamo appunto l'inchiesta, i genitori, le mail e le carte sparite, l'inchiesta sui genitori dell'ex premier Matteo Renzi, i PM così hanno fatto sparire i documenti. Ed ancora crolla il fatturato industriale, come reagire alla nuova crisi? Ci sono infatti dei momenti in cui si sente la necessità di ascoltare la voce di una Cassandra e oggi è indispensabile richiamare tutti a un esame più approfondito e ovviamente severo dei dati dell'economia reale che via via affluiscono. Solo per limitarsi a quanto abbiamo saputo nella giornata di ieri, l'Istat ci ha infatti informato che il fatturato industriale in dicembre è crollato del 3,5% se paragonato al mese precedente e del 7,3% rispetto allo stesso mese del 2017. E Unioncamere Veneto ha reso noti numeri ancor più desolanti. Nei prossimi tre mesi, infatti, si attende un calo della produzione dell'11%, degli ordinativi interni del 13,1% e del fatturato del 7,3%. Se poi riavvolgiamo di qualche giorno il nastro, spicca la previsione Prometea di PIL 2019 un misero 0,1. Per arricchire la fenomenologia conviene dare un'occhiata al lavoro e allora non si può tacere come la quantità degli esuberi segnalati dalle nuove crisi aziendali sia di svariate centinaia di unità. Insomma, viene raccontata un'Italia che si trova in difficoltà per quanto riguarda l'economia, il PIL e soprattutto l'allarme degli industriali che secondo cui la produzione andrà via via abbassandosi e questo rappresenta un netto crollo per tutte le attività, per i lavori e per tutto ciò che riguarda appunto gli italiani. Ancora vediamo i centri per l'impiego, il caos, il reddito, nessuno sa bene come funziona, le paure, l'incertezza, un po' di disorientamento. Ecco l'atmosfera che si respira girando nei centri per l'impiego in attesa della scadenza del 6 marzo, quando si potrà cominciare a presentare domanda per ottenere il reddito di cittadinanza. Tante sono state le richieste di cambiamento proprio di residenza e questo ha fatto sì che scattasse un allarme in chi è destinato a controllare una situazione che si presenta sempre più complicata, ossia il reddito di cittadinanza e come ottenerlo. E ancora vediamo il corsivo, i giornali e l'importanza delle opinioni. I giornali sono destinati a sparire? Questa è la domanda che ci siamo sempre posti, ma sono proprio i media elettronici considerati da tutti come sicuri vincitori a vivere in pratica, se così si può dire, al ricasco dei giornali di carta. Insomma, l'online ancora una volta rappresenta il punto di svolta per quella che è l'informazione, sembra proprio che il cartaceo
cartaceo vada via via scomparendo. Ancora vediamo nella prima pagina del Corriere della Sera, ci spostiamo proprio da quell'informazione cartacea all'online, ma soprattutto a un messaggio raccontato dalla moda, e lo vediamo a Parigi con la morte dello stilista tedesco, l'eredità anche alla sua gatta. Lagerfeld è un vero genio oltre tutte le mode, infatti Karl Otto Lagerfeld, lo stilista che ha scritto la storia del design dello stile nell'ultimo mezzo secolo, è stato un genio oltre la moda. Ha legato il suo nome alla nascita e al rilancio di Chanel e al marchio italiano Fendi. E ancora vediamo il ricordo di un uomo gentile. E ancora vediamo nella parte bassa della pagina, ecco qua viene sottolineato proprio il gesto fatto ieri da Giarrusso, titola infatti l'articolo di piede di Gramellini a Manetta, e mi chiamo Michele Giarrusso, sono il capogruppo dei 5 Stelle e ho mimato il gesto delle manette ai colleghi del PD che mi aspettavo all'uscita, ho alzato i polsi, li ho incrociati a favore di telecamera come Mourinho ma senza guadagnare come Mourinho, ho anche sghignazzato affinché tutti vedessero quanto sono spiritoso e spietato, un attimo prima ero dentro il palazzo per vietare che il leader del partito mio alleato andasse a procedere. Insomma, veramente si ironizza su tutta una situazione che non è piaciuta ovviamente al PD, ma a nessuno visto il gesto. Ancora continuiamo a vedere le notizie in primo piano, ci spostiamo sul Messaggero, il quotidiano, l'altro quotidiano romano, e vediamo che anche qui è l'allarme nel governo e per l'industria. Crollano fatturati ordinativi a dicembre, vertice a Palazzo Chigi, timori di manovra bis. L'autonomia, alto là Movimento 5 Stelle, chieste modifiche a 5 ministri e intanto nel mirino anche l'ok al tesoro. E vediamo nella parte più bassa la giunta del Senato, no al processo, la Lega di Di Maio insieme all'Unione Europea. E ancora vediamo l'ex premier che attacca i genitori di Renzi e le accuse dei PM, fatture distrutte. E l'uso delle inchieste, torna ancora la polemica sulla giustizia, boomerang che distrugge la politica, così racconta appunto il Messaggero. E ancora vediamo Campidoglio, l'accusa al direttore generale, concussione per l'AMA, Roma, Franco Giampoletti è infatti indagato con altre due persone, adesso la giunta trema. Anche da qui l'addio a Lagerfeld, il Kaiser della moda. Ancora ci spostiamo sulle altre pagine dei quotidiani nazionali, andiamo a vedere che cosa racconta nella giornata di oggi il Mattino, lo facciamo come sempre partendo dall'alto, andiamo a vedere le notizie Civetta, l'inchiesta, banche, la truffa dei diamanti, tra le vittime anche Vasco Rossi. E poi la luna sempre più bella, infatti occhi al cielo, lo spettacolo della luna più luminosa di sempre a 50 anni dallo sbarco. E infine sul tema del cinema, David candidature nel segno di Napoli, la sorpresa a Golino tra film ed anche regia. E ancora vediamo nell'articolo di apertura, crollano export e industria nel governo e allarme conti, l'Istat fatturato e ordini in forte calo, spunta l'ipotesi di una manovra bis, INPS, regioni, CAF e risorse, la corsa a ostacoli per il reddito di cittadinanza. E infatti a dicembre per l'industria italiana è stata una debacle con fatturato e ordinativi in fortissimo arretramento e arretramento. Per l'Istat export e industria sono in forte calo e nel governo è allarme conti e spunta l'ipotesi di una manovra bis, mentre diventa sempre più una corsa a ostacoli per il reddito di cittadinanza tra INPS, regioni, CAF e risorse varie. Scusate. Intanto continuano le tensioni nel movimento, processo 18, no della giunta, i 5 Stelle delusi contestano Grillo. E ancora l'offerta di Salvini a Di Maio, insieme anche a Strasburgo. Questa è la situazione che si presenta ovviamente per le prossime elezioni, si vada insieme anche verso quella direzione. E ancora vediamo il commento, anche qui si parla di giustizia in forte polemica, la giustizia che distrugge ancora la politica, ieri durante un breve dibattito televisivo con l'ex ministro Flick, a margine della decisione della giunta del Senato, la presentatrice ha mostrato una lunga scheda sui precedenti casi di immunità parlamentare. Al termine, il professor Flick, presidente emerito della Corte Costituzionale, ha detto rispettosamente: avete fatto una scheda bellissima che però non c'entra nulla. E infatti, ecco, se dovessimo riassumere il senso di questo
Di questa definizione, molto rumore per nulla, che ci tormenta da mesi, diremmo la stessa cosa. Infatti è stato creato un gigantesco polverone su una materia che quasi nessuno si era dato la briga di studiare, perché il caso di Salvini era del tutto nuovo e giustamente il precedente Gasparri ha detto che questo provvedimento farà giurisprudenza, perché qui non si trattava affatto della solita immunità dietro la quale molti politici si sono riparati dalle indagini giudiziarie, ma di una garanzia ministeriale prevista da una legge costituzionale che si affida alla valutazione, affida appunto la valutazione al vaglio politico. Ed ancora continuiamo a vedere la prima pagina del Mattino. In primo piano vediamo De Magistris isolato anche a sinistra, europei in bilico. Il sindaco infatti non trova alleati in Italia ma neanche in Europa. Penso che sarà difficile presentare la mia lista. Scricchiola infatti l'alleanza a sinistra, faticosamente messa assieme per la candidatura alle europee del sindaco di Napoli Luigi De Magistris. Il primo cittadino rischia di rimanere addirittura isolato. Allo Stato credo che sia molto difficile che ci possa essere una lista alle europee. La decisione finale però De Magistris la comunicherà solamente il 1° marzo. Ed ancora l'analisi da Napoli a Roma, il vizio di scaricare i debiti sui giovani. Ed infine nella parte bassa della pagina la polemica. Il napoletano va imparato, non mortificato da certi libri. Se scrivo Don Artù vai sit, scem in a forbice, vabbè, questo ve lo faccio leggere ovviamente sul Mattino perché è la lingua napoletana, non può essere affidata al caso. E se scrivo alcune parole in dialetto forse bisognerebbe riuscire a leggere. Ho dimostrato tranquillamente che non è assolutamente semplice, ma il napoletano rappresenta proprio una lingua assolutamente non morta ma sempre più vivace e soprattutto, ripeto, una vera e propria lingua. Questa è la realtà dei fatti, questo è il racconto di quanto troppo spesso le parole hanno un significato diverso da quello che gli vorremmo dare e soprattutto ci ricordiamo che l'uso delle stesse parole deve essere fatto sapientemente e con coscienza. Passiamo ora ad un'altra testata nazionale, vediamo il Manifesto e vediamo nella parte alta della pagina il candidato agli USA 2020, infatti stiamo parlando di Sanders che vuole finire la sua rivoluzione e per il Venezuela Trump va alla guerra degli aiuti. E nella parte centrale della pagina la solita fotonotizia, questa volta si rivela esclusivamente sul caso di Ciotti che chiama e definisce anonima sequestri. La giunta del Senato nega infatti l'autorizzazione a procedere nei confronti di Salvini, indagato dai PM di Catania per il sequestro dei 177 migranti della Diciotti. Movimento 5 Stelle vota compatto contro anche Forza Italia, Di Maio, Conte e Toninelli si erano autodenunciati in favore del ministro dell'Interno. Ed ancora manovra, torniamo a parlare di patrimoniale proprio perché l'economia italiana è in mutamento da oltre 50 anni. Ed ancora all'interno di queste pagine Marco Cappato, politica e scienza mai così lontane. Ancora ci spostiamo sulle altre pagine dei quotidiani nazionali, questa volta andiamo a trattare i fatti che riguardano lo sport e lo facciamo col Corriere dello Sport. E vediamo nella parte alta della pagina, si torna a parlare di Inter, Icardi, visita fiscale. Oggi consulto medico per stabilire se i problemi al ginocchio sono stati superati. Inter irremovibile, la fascia resta ad Handanovic, il muro contro muro però continua. E nella parte centrale della pagina, eccoci qua, Juve a Madrid, la guida, il fenomeno arrivato per vincere la Champions, adesso tu. Andata degli ottavi, Cristiano sfida l'Atletico di Griezmann, Allegri annuncia gioca Dybala, i medici fermano Khedira, aritmia si gioca al Wanda Metropolitana, lo stadio della finale. E ancora vediamo un racconto in breve, Ronaldo e l'ossessione. E vediamo ancora nella parte bassa della pagina, la Lazio a Siviglia per provare l'impresa, frasi sessiste, la RAI sospende con Lovati. Ed infine che Leclerc, Ferrari top, il pilota monegasco, il più veloce al debutto in rosso, Hamilton in ritardo, ma ancora non forza. E ancora continuiamo a vedere le pagine dedicate allo sport, ci spostiamo adesso su Tutto Sport e vediamo nella parte alta della pagina, Icardi senza fascia non gioca, falso, compleanno amaro e Wanda, ancora una volta la moglie attacca. E ancora vediamo Inter Toro alle 18:30, Milico e Primavera, missione Supercoppa e nella parte centrale della pagina qui si fa la Juve. Stasera
sarà l'andata degli ottavi di Champions contro l'Atletico al Wanda Metropolitano, che il 1° giugno ospiterà la finale con Ronaldo. C'è Dybala che dirà casa per problemi al cuore, ma a Madrid tiene banco anche il mercato. Marcelo e il Real sempre più lontani. Ed ancora veniamo nella colonna di destra, eccoci qua, Barca e Liverpool doppio 0-0, Messi e Salah, notte senza gloria. Ed ancora Dybala può arrivare addirittura ai livelli di Ronaldo. Ed infine le grandi storie del tennis, Lili la prima femminista. Tante storie raccontate anche dal mondo dello sport, anche se lo sport dovrebbe essere davvero il precursore di qualsiasi attività, anche in questo ambito, in questo ambiente, il tema principale è proprio questo, che le donne sono ancora in ritardo. Noi ci auguriamo che però le cose cambino al più presto, anche perché c'è una rivoluzione in atto, soprattutto nel mondo delle donne, non parliamo delle femministe ma proprio delle donne. E per quanto riguarda le prime pagine quotidiane nazionali è tutto, vi lascio qualche attimo di pubblicità, ma non andate via, ritorniamo subito dopo e andiamo a vedere i fatti della nostra terra. All'incrocio tra Caserta e il futuro è nato Tecnocampus, un centro direzionale moderno, frutto di un ambizioso progetto di riqualificazione industriale che ha messo la qualità del lavoro al primo posto. Uno dei più ambiziosi programmi italiani per la trasformazione di uno storico quartiere, simbolo dell'industrializzazione, in un luogo all'avanguardia per lavorare. Tecnocampus nasce dal progetto di riconversione dell'area industriale dismessa nel 1989 dalla fabbrica Pisana S.P.A. del gruppo francese Saint-Gobain. Un progetto che ha saputo rispettare l'architettura originaria del luogo, rendendola perfettamente funzionale alle attività di un terziario avanzato. Tecnocampus è un luogo vitale. L'albergo, con il suo centro congressi da 1200 posti complessivi, offre oltre 2500 metri quadri di aree espositive. L'attività convegnistica è destinata ad espandersi ulteriormente con la prossima apertura di un secondo centro congressuale da 2000 posti. A Tecnocampus si è tenuta la 9ª edizione del Forum Internazionale della Piccola Industria e ha ospitato l'Italian Film Market, la sezione del Drake International Film Festival riservata agli scambi di progetti e film. Tecnocampus offre uffici per realtà piccole, medie e grandi e permette di modulare gli spazi secondo le esigenze del cliente. Un centro facile. Chi sceglie Tecnocampus ha davanti a sé un unico interlocutore che faciliterà al massimo le operazioni di insediamento. Tecnocampus, il nuovo centro direzionale di Caserta, è collegato direttamente all'A30 Caserta Salerno e dista pochi minuti dal centro di Caserta. Tecnocampus SRL, Viale Lincoln, zona industriale, ex Saint-Gobain Caserta. Tecnocampus, la soluzione al centro. Ed eccoci pronti per affrontare le tematiche che riguardano la regione Campania, in particolare Napoli e soprattutto la provincia di Caserta, ma partiamo direttamente dal quotidiano La Repubblica, quotidiano online, e vediamo direttamente che proprio nei giorni scorsi c'è stato un avvicinamento tra Napoli e la Cina, e questo avvicinamento c'è stato nell'ambito sportivo, anche se ha portato via un giocatore al Napoli, ma questo ormai è cosa risaputa. Quello che però ancora non abbiamo raccontato è che la Cina e Napoli sono vicine per un'altra questione, che è quella culturale, e infatti si parla del MAN al Salone dell'Archeologia di Firenze. E MAN partecipa infatti a Turisma, il Salone dell'Ecologia e del Turismo Culturale organizzato al Palazzo dei Congressi di Firenze dal 22 al 24 febbraio da Archeologia Viva. Al Salone il museo diretto da Paolo Giulierini presenterà infatti la propria programmazione culturale dedicata al mondo orientale. Spazio innanzitutto tutta la mostra di arte antica, Mortali Immortali, tesori di Sichuan nell'antica Cina, in programma sino all'11 marzo prossimo. Ed ancora il percorso creativo dello Skylader Kai Kuo Yang, protagonista al museo del venerdì prossimo della suggestiva Personale nel vulcano, dedicata a metaforiche eruzioni capaci di riavvicinare i tempi del passato e del presente. Ai visitatori di Turisma che si tratterranno allo stand del MAN sarà offerta la possibilità di gustare addirittura un tè
sognando di condividere la magia dell'antico rito cinese. E tra le iniziative in programma, domenica 24 febbraio a partire dalle 11:30 saranno presentati al pubblico i cortometraggi Antico Presente del regista Lucio Fiorentino, che descrive con i suoi lavori storie e sentimenti universali legate alle opere dell'archeologico. E vediamo quindi che la cultura si fa promotore e soprattutto ponte di un viatico che rende tutto possibile. Ed ancora vediamo gli altri fatti in primo piano nel quotidiano La Repubblica, sempre nella versione online. Passiamo ora alla cronaca. Rione Sanità, Baby Gang aggredisce un immigrato con lo spray urticante, è razzismo. Aggredito perché nero, insultato, strattonato, immobilizzato con lo spray al peperoncino solo per il folle divertimento di un gruppo di giovanissimi. Accade a Rione Sanità e della storia di un'aggressione razzista ai danni di Jacob, cittadino africano, avvenuta lunedì sera. Un raid che si conclude con una notte passata in ospedale, lividi al ginocchio, un braccio gonfio e dolorante e una ferita alla testa riportata con la caduta avvenuta appunto in seguito all'aggressione. Sono le 8 di sera e Jacob sta tornando a casa dal lavoro, collabora in una struttura sanitaria, da una mano quando corre nel tempo libero, accompagna i disabili in auto. È appena sceso dalla metro e si avvia a casa. Abita da 2 anni nella sanità assieme alla sua compagna italiana, pochi minuti e si accorge di essere osservato. Riconosce quei giovani che da giorni lo insultano, poco più che ragazzini, li ha sempre visti nel quartiere, ma da qualche settimana qualcosa è cambiato. Nei giorni scorsi ha chiamato la polizia municipale, ha allertato le forze dell'ordine perché sentiva crescere la minaccia contro di sé. In pochi attimi la banda gli avvicina, insulti a sfondo razzista, qualche spintone, comincia il suo incubo. Jacob non è un ragazzino, è un uomo, eppure 2 di loro lo strattonano con forza, altri 2 si fanno avanti e spruzzano negli occhi lo spray al peperoncino. Jacob si paralizza, non vede più nulla, cade a terra, sente solo quei ragazzi che continuano a insultarlo e ridere. Non riesce a muoversi, lo lasciano a terra, non mi era mai successa una cosa simile, racconta al CTO. Mai avrei sentito e pensato che potesse accadere, da giorni mi infastidivano insultandomi, lo hanno fatto a me perché ho la pelle nera, non avrebbero mai fatto una cosa simile ad un italiano. Questa è la realtà che viene raccontata appunto da Jacob. Ancora una volta il razzismo che parte dal profondo di ragazzi che probabilmente non hanno nulla da fare, che hanno una cultura bassa, ma soprattutto un'ignoranza che parte dal profondo. L'attenzione che vorrei porre appunto a tutti è questo: non tutti i ragazzi sono così, non tutti i ragazzi sono razzisti, sarebbe bello se altri ragazzi aiutassero e soprattutto tenessero d'occhio chi manifesta e mostra atteggiamenti del genere, anche perché poi il livello che si raggiunge è davvero insostenibile. Ma continuiamo a vedere le altre notizie in primo piano, ci spostiamo ancora una volta sulla cultura, lo facciamo sempre dalle pagine della Repubblica versione online. Cappella San Severo da record, è il museo più visitato di Napoli. E infatti record su record, San Severo batte tutti. Anche quest'anno il Museo Gioiello del Barocco Napoletano prosegue il suo trend in crescita e si conferma come sito culturale più visitato della città. Addirittura più del Museo Archeologico Nazionale, più di Capodimonte e San Martino. Il Tempio Gentilizio, appartenuto a Raimondo di Sangro, oggi di gestione privata, ha chiuso il 2018 con ben 665.774 visitatori paganti, facendo registrare un incremento di oltre il 18% rispetto al 563.000 dell'anno precedente. Se poi si aggiungono anche i biglietti gratuiti, la cifra sale in maniera esponenziale. E ancora continuiamo a vedere i fatti in primo piano proprio da Repubblica. E vediamo ancora una notizia che arriva proprio da Napoli. Antonio Tafuri, nuovo presidente dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, e dice: adesso bisogna rimboccarsi le maniche. Stiamo parlando dell'avvocato civilista Antonio Tafuri, 53 anni, patrocinante in Cassazione, nuovo presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli. Nella prima seduta del pomeriggio di ieri, il Parlamento del Foro Partenopeo, composto da 25 consiglieri neoeletti, ha deliberato le nomine dell'ufficio di presidenza e Tafuri ha riportato 15 preferenze contro le 5 di Nathalie Mensitieri, una di Luca Zanchini e 4 schede bianche. Ancora continuiamo a vedere i fatti in primo piano, ci spostiamo adesso su Il Mattino, andiamo a vedere che cosa è accaduto ai quartieri spagnoli. Dal Mattino, assolto Ciro Mariano, tornano liberi 8 boss. L'appello del pubblico ministero contro l'assoluzione di Ciro Mariano è stato ritenuto inammissibile dal giudice del quartiere della sezione della Corte di Appello. Il vecchio boss dei quartieri spagnoli, a cui sarebbero stati indirizzati i
proiettili esplosi in aria con le stese che di recente hanno seminato nuovo terrore nei vicoli del centro storico, resta così libero senza una condanna. Una questione formale sarebbe alla base del giudizio di inammissibilità, le cui motivazioni saranno rese tra 90 giorni. Ancora vediamo le altre notizie in primo piano, un'altra vicenda che ha fatto molto discutere, il cantiere del plebiscito. L'intesa è vicina, le grate spostate di 10 metri, infatti spostare le griglie del metro di pochi metri da 10 a 20 fuori dal perimetro vincolato della piazza, lasciando la camera di ventilazione al plebiscito, ecco il possibile punto di incontro su quale si lavora tra Comune e Ministero dei Beni Culturali. Il MIBAC negli ultimi mesi ha infatti bloccato per due volte i lavori e ha presentato anche il ricorso al Consiglio di Stato. Contro la decisione del TAR, che ha accolto l'impugnativa del municipio, la svolta però potrebbe arrivare già in giornata dal faccia a faccia a Roma tra il ministro Alberto Bonisoli e il sindaco De Magistris, previsto per le 12:30. E ancora ci spostiamo sulle altre testate dei quotidiani online, soprattutto della provincia di Caserta. Andiamo a vedere Caserta News che cosa ci racconta questa mattina, vediamo i fatti in primo piano e si parte con la cronaca. 5 arresti, marijuana ed hashish pagate coi bitcoin, scatta la retata. In manette ragazzi giovanissimi, andiamo a vedere proprio questa notizia, una messaggeria criptata per le ordinazioni. E infatti andiamo proprio a vedere, eccoci qua, nella mattinata i carabinieri della stazione di San Prisco hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su conforme richiesta della direzione distrettuale antimafia e gravemente indiziati a vario titolo di reati di associazione finalizzata al traffico illecito di marijuana, hashish, detenzione e spaccio di stupefacenti in concorso nei confronti di 5 persone. Il provvedimento cautelare costituisce l'esito di un'articolata attività investigativa inizialmente coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capovetere e successivamente attesa la sussistenza del reato associativo dalla Direzione Distrettuale Antimafia. In particolare le indagini svolte tra la fine del 2015 e quella del 2018 attraverso intercettazioni, dichiarazioni e hanno consentito di appurare l'esistenza di un gruppo di 11 giovani, pensate un po', 6 dei quali addirittura minorenni, dedite allo svolgimento dell'attività illecita nel territorio di Santa Maria Capovetere e zone limitrofe. Riscontrare come il capo promotore, unitamente ai partecipi, avessero compiti ben precisi nell'approvvigionamento, confezionamento e spaccio di sostanze stupefacenti del tipo hashish e marijuana, distribuzione che avveniva nei pressi di luoghi di aggregazione di ragazzi, ovviamente di pari età. Le intercettazioni hanno permesso di fotografare il modus operandi alquanto innovativo dei componenti dell'associazione. Il promotore infatti comunicava con gli altri associati anche mediante un sistema informatico di messaggeria criptato noto come Surespot e provvedeva in parte all'approvvigionamento di stupefacenti del gruppo attraverso il servizio postale, previ accordi di formalizzazione via internet o pagamento dei fornitori in moneta virtuale, i cosiddetti bitcoin. La stretta sinergia tra la direzione distrettuale antimafia e presso il Tribunale per i minorenni di Napoli ha consentito la contestuale emissione da parte di questo ufficio dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari con l'arresto di questi giovani. Insomma, una situazione davvero inquietante, soprattutto quando i giovani entrano a far parte di questo giro da un lato e quando diventano veri e propri spacciatori collegati a una rete informatica, ma soprattutto in una maniera del tutto nuova, rappresenta una situazione sempre più insostenibile. Ancora vediamo l'ennesimo scontro stradale, Jaguar si schianta in autostrada, un morto ed un ferito e il drammatico bilancio dell'incidente avvenuto sull'A1 tra un'auto ed un tir. E ancora continuiamo a vedere la prima pagina di questo quotidiano, 50 arresti, preso anche il sindaco, tutti gli affari ed i nomi, smantellato infatti il clan dei Casalesi in Veneto che gestiva droga, estorsioni, rapine ed anche prostituzione, insomma un giro da non poco. E ancora cronaca, rogo nell'azienda agricola, si batte la pista dolosa, le fiamme hanno distrutto un mezzo dal valore di 400.000 euro. E ancora per Camorra, Nicola Schiavone in aula contro Cosentino, il figlio di Sandokan, testimone nel processo d'appello per il centro commerciale Il Principe. E nella parte bassa, da Maddaloni, Camorra e politica, scarcerate l'ex consigliera comunale e la mamma, ha chiesto il processo anche per il sindaco.
Ed infine, nella parte bassa, l'udienza, il dirigente del comune ai giudici, nessun favore alla ditta. Di Tommaso, infatti, prende la parola nel corso del processo per l'appalto al Palazzo Teti Maffucini. E ancora ci spostiamo su un altro quotidiano online locale, Caserta Prima Pagina, e andiamo a vedere quelli che sono i fatti raccontati da questo quotidiano, che ha appunto raccontato nella giornata di ieri di 50 arresti retata contro il clan, un maxi sequestro da ben 10 milioni. Ed ancora, cinghiale sbuca in strada, automobilista finisce nel fossato, e vediamo proprio che cosa è accaduto a questo povero automobilista. E eccoci qua, vediamo la foto. Brutto incidente nella serata di lunedì lungo la provinciale che collega Pietramelara con Pietravairano. Alla guida dell'auto c'era un giovane finito nel fossato al lato della carreggiata. Stando ad una prima ricostruzione, la vettura sarebbe finita fuori strada nel tentativo dell'automobilista di evitare appunto un cinghiale sbucato in strada da una siepe. Il giovane alla guida avrebbe così perso il controllo della sua auto, riportando nello schianto ferite lieve e qualche contusione. Insomma, questo solamente per ricordare che comunque bisogna prestare particolare attenzione sulle strade, non solo per le altre macchine, per i pedoni che circolano, ma anche e soprattutto per tanti animali che ancora si trovano allo stato brado, come ad esempio i cinghiali. E per quanto riguarda la rassegna stampa di oggi è tutto, vi lascio ai programmi della rete, vi ricordo l'appuntamento come sempre per domani. Ringrazio come ogni giorno Tecnocampus che ci offre la possibilità di stare con voi per questa prima ora della giornata. A voi tutti l'augurio di una deliziosa giornata e soprattutto che la vita vi sorrida sempre. Ciao a tutti! Questo programma è stato offerto da Tecnocampus.